con merito, con punizione dell'incapacità. Ogni anno in Calabria ci sono decine di migliaia di donne e uomini che devono pagarsi il treno o l'aereo per andare a farsi curare negli ospedali delle altre regioni d'Italia, e in regione, nonostante la competenza sulla sanità sia dalla regione, di dire: ma è colpa degli altri, è colpa di Roma, è colpa di Salvini, è colpa della sfortuna, è colpa dei marziani, è colpa della nebbia. No, se non sei capace di governare casa tua, se non sei capace di assumere medici e aprire ospedali con l'autonomia, te ne vai a casa, perché è colpa tua, non è sempre colpa degli altri. Quindi anche qua in Vallo, se c'è qualcuno che per prendere 2 voti in più ha messo autonomista alla fine del nome del proprio partito e poi faceva accordi con l'Andrangheta, l'unica autonomia che può avere questo signore è l'ora d'aria in carcere e non altro. Non c'è niente l'autonomia della Valle con l'aria, con l'aria. Però viviamo un momento surreale, avvocato Stergatti, perché io di avvocato ho bisogno in questo periodo. Viviamo un momento surreale perché arrestano in Val d'Aosta, arrestano in Calabria, arrestano in Piemonte. Stanotte però c'è qualcuno che vuole arrestare anche a Milano, perché, ma non per 'ndrangheta, truffa, corruzione, spaccio di droga, rapina, stupro, no, per sequestro di persona, per sequestro di persona, perché ho bloccato per 4 giorni lo sbarco di 131 immigrati. Conto che il giorno in cui andrò in tribunale ci sarete anche voi, sarà una grande festa. E sarà una grande festa di libertà e di orgoglio nazionale. Però vorrei sapere quanto costa al popolo italiano questa vergogna, perché ci sono centinaia di pagine, ore di lavoro, indagini, magistrati, avvocati, inquirenti. Io da ministro ho difeso i confini, la sicurezza e l'orgoglio del mio paese e lo rifarò finché campo. Si rassegni quel giudice, ogni arresta o vado avanti a fare quello che ho fatto. Non mi mettono paura, non mi fermo. E per questo che lavoreremo quando torniamo al governo per tutta una serie di riforme, a partire dall'economia, dalla flat tax, dalla pace fiscale, al lavoro per i giovani, alla tutela dell'agricoltura, soprattutto dell'agricoltura di montagna. Però è irrinunciabile, inevitabile, urgente anche una riforma della giustizia, ma non alla buona fede, poveretto. No. E lui riforma la giustizia dicendo: dal 1 gennaio sospendo la prescrizione, così uno è stato processo all'infinito, 1 anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni, 60 milioni di italiani sotto potenziale processo a vita. Se si alza col piede sbagliato il giudice a cui stai antipatico, dalla nascita alla morte sei sotto processo. È una barbarie questa roba qua, non è una riforma. È una schifezza, è una schifezza. Riforma della giustizia vuol dire tempi certi per i processi, vuol dire che anche in quel campo, anche in tribunale, chi sbaglia paga, come tutti gli altri lavoratori. Chi sbaglia paga. E poi verrà il momento in cui ci sarà la separazione delle carriere, perché uno deve indagare e uno deve giudicare. Non è possibile che ci sia questa marmellata dove tutti fanno tutto. Io ho preferito quest'estate restituire nelle mani degli italiani 7 ministeri, ma mantenere
dignità e schiena dritta, piuttosto che andare avanti con i 5 Stelle, per cui era impossibile continuare a costruire qualsiasi cosa. E anche la cronaca di queste ore mi dice che ho fatto bene, perché al di là della politica c'è anche la persona, l'uomo e la donna. Ora, io con tutto quello che stanno dicendo, contraddicendo, mai col PD, viva il PD, mai con Bibbiano, viva Bibbiano, mai con quelli di Mafia Capitale, tutto il giorno con quelli di Mafia Capitale, mai con Renzi, viva Renzi, però io non riuscirei a dire a un Conte o a un Di Maio o a un Grillo siete dei delinquenti, dovete essere processati, perché la dignità di un uomo vale più della poltrona. E quindi mi fanno pena i Conte e i Di Maio che spendono la propria dignità nel nome di un processo a Salvini che salva solo la loro poltrona. Magari io vado a processo, ma gli italiani il loro giudizio lo daranno in cabina elettorale, e questo cambiano le schede, o al massimo prendono un reddito di cittadinanza, al massimo. Venendo qua mi sono letto alcune delle 59 pagine, perché i tre giudici del Tribunale dei Ministri, dottor Lamantia e altre due, ci hanno messo 59 pagine a sostenere che sono un delinquente. Per intenderci, il sequestro di persona reiterato e continuato aggravato ai danni di minori prevede fino a 15 anni di carcere, cioè più che per il reato di stupro, di spaccio o di rapina. Cioè, vi rendete conto della follia? Questo ci ha messo 59 pagine e non so quante giornate, poi a Catania, terra, ahimè, dove il cancro della mafia è ancora troppo presente. Ma andate a inseguire i mafiosi più che oltre le palle a uno che ha fatto il suo lavoro. Ma mi sembra normale. 59 pagine. Neanche così Totori, dai. Vabbè. Vuol dire che la Befana porterà un po' di carbone a questi signori, e poi se dovrò andare in tribunale ci vado col sorriso. Col sorriso. Mi siedo lì, mi preparo una raclette, ascolto e il tempo è galantuomo, e quindi non ho assolutamente paura. Vi dico grazie per essere qua questa mattina, perché molti di voi avranno chiuso il negozio, ho preso mezza giornata di pausa. Siamo noi che siamo qua che diciamo grazie a voi, grazie dal profondo del cuore per la vostra presenza, il vostro affetto, la vostra passione, la vostra fiducia. Libereremo la valle, libereremo l'Italia. Viva la Lega, viva la Valle d'Aosta, e buon Santo Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Grazie di cuore a tutti. Allora, vogliamo darvi un piccolo esempio di quelli che sono tutti prodotti, naturalmente semaforo rosso, che sono tipici della Val d'Aosta: la contina, il lardo, il sossisson, di tutto, però tutto regolarmente. Devo dire che io accetto sempre volentieri i regali della Valle, anche perché il rosso insieme al nero sono due colori che fanno benissimo. Quindi grazie di cuore. E poi, forza, e poi questa è una chicca, diciamo. E poi una particolarità, diciamo, veramente, sono delle bottiglie in numero assolutamente limitato.
dal più alto vitigno d'Europa. Il vino praticamente è uva vendemmiata dopo il Geno, quindi è particolarmente superiore. E con cosa consigli di berlo? Questa qua come volge, assieme al dolce. Assieme al dolce. E ti lasciamo anche qua sui documenti, se vorrai leggermi, li guardano, non avevo il Valdostano, deceduto nel 66, ancora per cause misteriose. Quindi se in qualche modo volete darci una mano a risolvere questo caso, perché è inquieta da